Come abbiamo detto nel video di confronto tra Adler e Freud, Adler dapprima fa parte della società psicanalitica di Freud, poi la lasciò nel 1911 a causa di differenze teoriche sostanziali relative al fatto che Freud era concentrato sugli istinti e le pulsioni, mentre Adler era maggiormente focalizzato sull'ambiente. Adler quindi fondò una sua società chiamata Società di Psicologia Individuale. Vediamo adesso quali sono le caratteristiche principali della psicologia individuale. Adler, prima di tutto, sottolinea che l'uomo è unico e indivisibile e che la vita è in continuo dinamismo, in continuo movimento, e l'uomo è libero di scegliere e modificare la meta. Ricordiamo invece che Freud parlava di determinismo psichico marcato, per cui l'esatto opposto del dinamismo della vita. Inoltre, l'individuo non può essere concepito isolato dal cosmo, ma è influenzato costantemente dall'ambiente. Anche in questo caso c'è una netta differenza con Freud, perché Freud si focalizzò maggiormente su istinti e pulsioni e comunque sempre a tutto il mondo interiore della persona senza tenere conto dell'ambiente nel quale l'individuo viveva. Questa è stata una delle principali critiche mosse contro Freud, il fatto appunto che la sua teoria fosse completamente sganciata dal contesto ambientale. Adler invece va a ricollocare l'individuo all'interno di quello che lui chiama cosmo e sottolinea che l'ambiente influenza talvolta profondamente l'individuo e non si può non tenerne conto. È la cosiddetta influenza cosmica, perché l'individuo è chiamato costantemente ad adattarsi all'ambiente e lo modifica anche. Nel caso in cui l'individuo si senta in condizioni di inferiorità, cercherà spontaneamente di superarla in modo diretto o indiretto in un continuo di azione-reazione. Quindi l'ambiente, l'interazione tra individuo e ambiente sono estremamente importanti per Adler. Inoltre c'è il concetto di totalità nella psicologia individuale, perché tutte le parti che compongono la psiche, sensazioni, percezioni, ricordi, sogni, si organizzano per raggiungere una meta, e la stessa meta. Quindi tutte le parti che compongono la psiche vanno verso una meta precisa. La meta ultima è quella cosiddetta di superiorità, ossia riuscire ad uscire dal senso di inferiorità, di cui parleremo in un altro video dedicato ad Adler, che accompagna la vita dell'individuo per appunto superarsi, per superare se stesso. Quindi lo scopo ultimo è quello di superiorità, quindi distruggere, annullare il senso di inferiorità che accompagna l'individuo lungo tutto l'arco della propria vita e appunto superare questo momento, questo senso di inferiorità e superare se stessi, superare le proprie aspettative. In ultimo c'è il concetto di verità assoluta, ossia una continua ricerca di equilibrio tra le esigenze personali e quelle della comunità. Ancora in questo caso ritorna il concetto, appunto, la relazione tra uomo-ambiente. Quindi l'uomo deve cercare di trovare un equilibrio tra le esigenze personali, quindi intrapersonali, interne a sé, e le esigenze invece della comunità, interpersonali. Come potete vedere, quindi, il richiamo al mondo esterno è sempre presente, perché l'uomo, secondo Adler, si deve sempre interfacciare con la realtà esterna e quindi sempre deve cercare di agire o reagire agli input che gli arrivano dall'esterno. Grazie e alla prossima!